nuovo ringraziamo quanti sono in sala. Per noi è doveroso dare il via a questa conferenza sul Mezzogiorno con un saluto e un abbraccio solidale alle sorelle e ai fratelli curdi, alle compagne e ai compagni dell'HDP che in questo stesso fine settimana celebrano il loro congresso, congresso dal quale domani mattina si collegherà per portare il suo contributo alla conferenza sul Mezzogiorno il segretario di Rifondazione Comunista Maurizio Cerpo. Parliamo dunque di donne e di uomini diventati oggetti, oggetto di scambio, in nome dell'atlantismo e dei valori della cosiddetta democrazia occidentale, in una guerra utilizzata a pretesto per stabilire un nuovo ordine globale, una guerra che ha sdoganato persino il nucleare e che impone con la violenza il potere imperialista degli USA attraverso gli stati membri dell'Unione Europea e sotto la bandiera della NATO, nel nome della sicurezza contro i nemici. Questa a cui assistiamo è una stretta terrificante di poteri costituiti, di un pensiero dominante che impone nello scenario odierno, in questa nuova era mondiale post-Covid, in un processo di trasformazione totale della nostra società, la propria egemonia, un'egemonia culturale, sociale, economica. Di qui un salto di riflessione a ritroso su come proprio dentro un'egemonia culturale e forme di governo liberali e di pensiero dominante nacque la questione meridionale, storicamente riconducibile ad un'annessione definita conquista regia, mancata rivoluzione agraria, rivoluzione passiva, un'annessione territoriale, culturale, economica, una sottomissione all'idea che fatta l'Italia bisognava fare gli italiani. Un processo politico al quale si è rifatto Mario Draghi nel suo discorso di insediamento, rifacendosi al modello Cavour. Riprendere quindi oggi le fila della discussione della questione meridionale per noi del Laboratorio del Sud è un dovere, così come pensiamo che sia un dovere per la sinistra tutta. Soprattutto in questo passaggio epocale, in questo processo pandemico che pare irriversibile e che ha prodotto isolamento, diritto alla paura, un diritto oltremodo cresciuto dentro lo shock della guerra. Un processo pandemico che ha prodotto la grande passivizzazione della società, china al consumismo e alle nuove solitudini, accentuando così individualità, un'individualità che stringe sempre più gli spazi collettivi della consapevolezza collettiva della lotta. In un contesto sociale in cui oggi è elemento indispensabile la presenza chiaramente su questo concetto ci rifacciamo a quelli che sono stati gli studi importanti di De Martino. La presenza dei subalterni nella società capitalistica è anche un lavoro collettivo per una antitesi vigorosa. Riprendere quindi la questione meridionale attraverso concetti quale la critica agli intellettuali, l'egemonia, la rivoluzione, dentro il complessivo pensiero gramsciano, ci riconsegna una riarticolazione del nostro lavoro in una nuova esperienza di critica al sistema attraverso la conduttrice critica marxista al sistema e le scienze sociali, perché oggi non è più possibile parlare di questione meridionale come qualche decennio fa. Oggi per il capitalismo non è più interpretabile come una semplice regolamentazione del sistema della produzione, perché ha intensificato quella che è la sua forza nelle relazioni sociali. Oggi potremmo dire che è totalizzante, e totalizzando il suo sfruttamento sia nella sfera della produzione che della riproduzione. E noi quindi siamo in un paese in cui un governo, il governo Draghi, tecnocratico e antimeridionalista, ne articola l'applicazione mettendo a rischio la coesione sociale, accentuando quelle che sono le diseguaglianze e quindi la disparità di diritti di cittadinanza. DDL
concorrenza, autonomia differenziata, PNRR. Sono misure tese oggi ad aumentare la forbice tra ricchezza e povertà, consegnandoci ulteriormente una moltiplicazione di sfruttamento a danno del Sud e delle classi subalterne. Un PNRR che ci è stato raccontato come soldi a cascata è un provvedimento che prevede l'indebitamento per le prossime generazioni. Un PNRR che ha ceduto alla logica dei bandi e nel nome della logica dei bandi un governo non è stato capace di articolare un piano di sviluppo per il Paese e per il Mezzogiorno, con una quota sud del 40% che sembra sempre di più assottigliarsi. I dati Svimez, ovvero le condizioni esistenziali della popolazione di un'intera area vasta, ci consegnano sì dal 2019 un quadro devastante. Era il 2019 quando la Svimez parlava di eutanasia del Sud, dovuta allo spopolamento di intere aree interne, a migrazioni che diventano meridionalismo di scarto. E ancora, diminuzione del PIL, diminuzione della spesa pubblica, perdita di posti di lavoro, diminuzione di investimento nell'edilizia scolastica, nei settori del welfare, abbandono scolastico, calo della ricerca del lavoro. E ancora nel 2001, aumento del divario territoriale di genere nel mercato del lavoro, aumento di contratti precari, a cui si aggiungono la sanità in affanno e l'aumento di migrazioni sanitarie, a cui si aggiunge ancora un aumento di smaltimento dei rifiuti a produzione uguale agli anni precedenti. Tutto ciò comporta nelle regioni del Sud un'aspettativa di vita di 5 anni più bassa rispetto alla media nazionale. È proprio qua che si colloca la nostra lotta nel continuismo dicotomico capitale e vita. Quindi, oggi, da queste riflessioni, arriviamo a Eboli per proseguire il nostro cammino nel Mezzogiorno per il Mezzogiorno, ad Eboli, terra ricca di lotte, ieri come oggi. Ad Eboli, dove genti non si sono piegate alla narrazione di un Sud, zavorra del così deve andare, del senso di colpa, della condizione di sottomissione alle regole di un gioco. Un gioco che è sedimentato la regola del cappello in mano ad ogni appuntamento elettorale, della fatica e degli stenti come adeguata condizione esistenziale, fomentando clientelismo, familismo, carenza e corruzione di classe dirigente dentro una democrazia blindata del consenso controllato e del controllo consensuale. Perché il biocidio è invenzione, perché la mafia che sostituisce lo Stato è la giusta risposta. Peccato che le borghesie mafiosi, in ogni loro articolazione, come scrive Umberto Santino di Casa della Memoria Felicia e Peppino in passato, la borghesia mafiosa è il paradigma della complessità e la mafia si relaziona con il potere costituito senza contrapposizione né rivolta, ma con affiancamento. Ci ricorda Isaia Sales nel suo studio Contro le mafie. È proprio questo quadro sistemico che si fanno spazio forme di plebeismo, rassegnazione ad una storia già scritta, che a volte sfociano nella sciaccheria, altre nemmeno. Ciò avviene in una realtà priva di ricchezza sociale, di un capitalismo fattosi sistema integrato attraverso la produzione, ma che ha ulteriormente creato marcescenza. Un capitalismo globale che ha prodotto guerra, precarietà esistenziale, distruzione dell'ambiente, che vede oggi impegnati quanti parlano di Sud ad un braccio di ferro globale nella contraddizione capitale e vita. Apriamo oggi questa nostra conferenza, una conferenza che ci vorrà affrontare la questione meridionale, il mezzogiorno di oggi, attraverso 3 filoni. Sud, temi, percorsi e prospettivi. Un filo rosso con la nostra pubblicazione Lezioni meridionali, un lavoro di resistenza contro la narrazione del legittimismo storiografico borbonico, in antitesi alla narrazione di una inferiorità biologica dei meridionali, così come è stata sviluppata
circa 2 secoli fa da Lombroso. Un lavoro che rimette al centro la peculiarità delle lotte meridionali, dalla rivolta di Avola nel 68 ai moti di Battivaglia del 69, attraversando con una nuova ricerca i moti di Reggio Calabria, che conciliarono ognuna di loro, ognuna di queste lotte, il problema e le rivendicazioni del lavoro con le rivendicazioni per l'esistenza. Non ultima anche l'esperienza storica a proposito dell'esistenza degli edili dell'Alfa Sud. Un lavoro che si articola anche dentro il concetto del folklore, quale strumento di protesta alla cultura dominante. Una cultura che ne aveva fatto nel suo significato un qualcosa che tendeva al conservatorismo di un'intera popolazione dentro un cattolicesimo popolare, mentre quel folklore, come anche a detta di Antonio Gramsci, vede non solo delle origini antiche nelle isole e nel sud, ma è stato elemento di protesta, di narrazione delle classi subalterne e dello sfruttamento. Dalle campagne di Cerignola, di Giuseppe Di Partino, a rivolte dei contadini siciliani nei paesi limitrofi a Portella della Ginestra. Nella Lucania di Antonio Infantino, una protesta che assume poi forme di liberazione di una condizione umana attraverso la presenza, una protesta che poi si fa operaia e urbana. Un altro panel, quello di domani mattina, ha un titolo: Rappresentazione e rappresentanza. In questo titolo per noi si conserva un nodo che deve essere sciolto, un nodo importante che mette al centro il punto dell'identità smarrita del Mezzogiorno, un'identità che può ritrovare se stessa nella ricostruzione di una sinistra meridionale che rilancia il suo agire politico in quella che a noi piace definire una rivoluzione sociale. Oggi siamo dunque chiamati ad avanzare sulla cartografia della questione meridionale e rovesciare il senso comune della passività del Sud in connessione tra i Sud del mondo, rompendo localmente e globalmente la gabbia di un'eredità fatta dallo stereotipo dei Sud subalterni inferiori per statuto ai nord del mondo. Per farlo chiaramente c'è bisogno di un salto di qualità, sia di saperi che di comunità. Dobbiamo sottrarre il sud del Mediterraneo ad un'identità subalterna, all'idea di un hub e all'idea che questi siano meramente solo luoghi di moltiplicazione dello sfruttamento. Sul panel che inizia questi 2 giorni io chiamo al tavolo Roberto Musa